Ciao ragazzi, rieccoci su D&D Board Game. Oggi andremo a parlare di un'espansione di Seven Wonders Duel. Parliamo di Pantheon. Allora entriamo nel tempio delle regole di Pantheon. Andiamo a vedere innanzitutto il contenuto della scatola. Abbiamo all'interno un tabellone Pantheon, 15 carte divinità ed una carta portale, 5 carte grande tempio, 2 nuove carte meraviglia, 3 segnalini progresso, 3 segnalini offerta, 10 segnalini mitologia, un segnalino serpente e una pedina di Minerva. Innanzitutto andiamo a vedere il tabellone del Pantheon. Il tabellone del Pantheon è una struttura che andrà posizionata in questa maniera qua, sopra il tabellone base di Seven Wonders Duel. Qua sarà dove posizioneremo praticamente le nostre carte divinità. Abbiamo due valori rappresentati. Uno è per il giocatore, diciamo, a destra del tabellone, l'altro per il giocatore a sinistra del tabellone. Andiamo a vedere la preparazione del gioco. Dopo aver collocato il tabellone Pantheon, andate a posizionare il segnalino conflitto sempre sulla posizione 0 del tracciato. E poi andiamo a posizionare i segnalini punto conflitto Sulle posizioni note, come nel duel normale. Preparate poi lo schema delle carte per la prima epoca, come segue. Scartate 3 carte per ogni epoca e poi posizionatele come descritto. Aggiungete, dopo averli mescolati, i segnalini mitologia. I segnalini mitologia serviranno per evocare le vostre divinità. Collocate i segnalini progresso dopo averli mescolati. Dopodiché il turno di gioco si svolge normalmente. Quindi mescolate le due meraviglie alle altre due e fate il draft come solito. Tenete la carta portale da una parte. Dopodiché mescolate ogni mazzo divinità, mitologia, e formate dei gruppi di fianco al tabellone. Dopodiché il gioco si svolge come nella versione base. Quando un giocatore prende una carta e deve girare, quindi scoprire una con un segnalino mitologia sopra, prende il segnalino mitologia, gira la carta e a seconda del segnalino mitologia che ha conquistato, va a rilevare due carte divinità dello stesso tipo. E ne andrà a selezionare una a faccia coperta che potrà posizionare all'interno del Pantheon dove vuole. Chiaramente, se il giocatore in questione è posizionato, cioè il primo giocatore gioca di qua, queste qua saranno a suo favore, mentre le altre saranno a favore dell'avversario. Saranno più vantaggiose, diciamo, più che a favore. Il gioco si svolge così fino alla rivelazione di tutte quante le divinità all'interno del Pantheon. Una volta finita la prima epoca, andate a collocare il portale nell'ultimo spazio rimasto del Pantheon. Dopodiché Andate a girare tutte le carte divinità che avete selezionato. Mi raccomando, tenete i vostri segnalini mitologia che vi serviranno nella terza epoca. Preparate l'epoca 2 come segue. Come solito rimuovete le 3 carte epoca, posizionatele così e andate ad aggiungere i segnalini offerta dopo averli mescolati. Posizionateli a faccia in giù, dopodiché Rivelateli. entra adesso in gioco un'altra possibilità di azione per il giocatore, che è quella di andare a prendere una carta divinità. Per far questo, il giocatore dovrà pagare
il costo necessario per attivarla e poi svolgere l'azione della carta. Per pagarla si possono utilizzare le monete, quindi tutto l'intero importo con le monete, oppure andare a utilizzare i segnalini offerta. Anche per i segnalini offerta funziona come per i segnalini mitologia. Quindi, una volta che il giocatore va a togliere una carta e rendere disponibili al gioco una o più carte, va a rilevare il gettone offerta dalla carta e poi gira le carte. Questo gettone rimane in mano al giocatore finché non verrà utilizzato. È uno sconto monouso praticamente. Per usare il gettone offerta basta scartarlo e prendere la carta corrispondente, aggiungendo eventualmente il restante costo da pagare. Sul turno di gioco il giocatore decide di scartare un gettone offerta di meno 2 e aggiungere due monete per andare a prendere la divinità Enki. Prende la divinità Enki. svolge l'effetto, quindi sceglie una delle due dei due gettoni progresso in gioco, ne scarta uno, tiene l'altro e lo gioca. La carta Enki rimarrà al suo fianco fino alla fine della partita. Vi faccio un esempio anche di come sarebbe stato nel caso opposto, quindi che il giocatore, questo qua, avesse deciso di prendere la carta Enki. In questo caso il valore per il giocatore alla sinistra è 7. Dovrà aggiungere al meno 2 del gettone offerta 5 monete. Una volta finita la seconda epoca, iniziate a prepararle per la terza. In questo caso andranno tolte tutte le gilde che andavano messe più le tre carte epoca classiche. Dopo averle mescolate, aggiungete le carte tempio alle carte della terza epoca. La disposizione sarà uguale all'epoca 3 del duel base. Entrano in gioco adesso le carte Grande Tempio. Le carte Grande Tempio apportano dei punti al giocatore che li prende in base al numero di carte Tempio in suo possesso, quindi se solo una 5 punti, due sono 12, tutte tra le carte Tempio sono 21. Le carte Tempio possono essere acquistate o tramite le risorse, che di solito sono costosissime queste carte, oppure tramite i segnalini mitologia riportati nella carta. Quindi, se il giocatore ha ottenuto un simbolino mitologia, può utilizzarlo per acquistare la carta. Come solito, la partita termina in caso di vittoria supremazia militare, supremazia scientifica, oppure vittoria ai punti. Andiamo a vedere velocemente i nuovi segnalini di progresso, le carte divinità esistenti e le due nuove meraviglie. Carta Santuario. Questa carta fa sì che il giocatore paghi due monete in meno ogni attivazione del Pantheon, quindi ogni divinità presa dal Pantheon, attivata dal Pantheon. In più ha la possibilità di rigiocare immediatamente. La carta Teatro Divino fa sì che si riveli un gruppo di carte mitologia a scelta, quindi per esempio tutte le carte mitologia Divinità. greca, per esempio. Se ne vada a scegliere una che venga attivata immediatamente, le altre due andranno riposte nell'ordine che si vuole. In più apporta due punti a fine partita. Segnalino progresso poliorcetica. Ogni volta che avanzi di un segnalino progresso militare, il giocatore avversario perde una moneta per ogni chiaramente casella in cui si è spostato la pedina. Se per dire acquisto questa carta qui e la gioco, avanzo di due caselle e il giocatore perde due monete. Ingegneria. Questo progresso fa sì che puoi pagare una moneta ogni carta che possegga al suo interno un simbolo concatenazione. Questo anche nel caso la tua città non contenga la concatenazione giusta.
misticismo, questo progresso qua fa sì che ogni segnalino in tuo possesso, segnalino mitologia in tuo possesso, valga 2 punti a fine partita. Andiamo a vedere le carte divinità a seconda della propria mitologia. Carte mitologia romana. Marte fa avanzare di 2 il segnalino conflitto militare. Minerva fa entrare in campo anche il segnalino Minerva. Questo segnalino andrà messo collocato il percorso del progresso militare in maniera tale da poter fermare il progresso militare dell'avversario, in questa maniera qua. Questo serve per impedire alla pedina conflitto militare di avanzare oltre la pedina Minerva. Questo funziona solo una volta, quindi utilizzatelo, mi raccomando, con astuzia. Una volta che il segnalino è stato usato, scartatelo. Nettuno fa scegliere e scartare un segnalino conflitto a propria scelta. In più fa sì che venga applicato l'effetto all'avversario di un segnalino conflitto scelto. Passiamo adesso alla mitologia greca. Zeus, metti nella pila degli scarti una carta a tua scelta dallo schema iniziale, compresi anche i segnalini che vi possono essere sopra. Ade, prendi tutte le carte scartate da inizio partita e costruiscine una gratuitamente. Afrodite apporta 9 punti a fine partita. Passiamo alla mitologia mesopotamica. Ishtar ha lo stesso compito del segnalino progresso legge, quindi apporta un segnalino scientifico in più. Enki, quando viene rilevato, collocate sopra di esso 2 segnalini di progresso e poi, quando lo andate ad attivare, scartatene uno e attivate l'altro. L'altro segnalino andrà rimesso nella scatola. Quando attivate Nisaba, collocate il segnalino serpente, questo qua in pratica, sulla carta scientifica di un avversario. Questo varrà come il simbolo scientifico mostrato sulla carta. Mitologia egizia. Con Ra ruberai una meraviglia all'avversario che non ha ancora costruito, chiaramente, e potrai costruirla tu. Anubi fa sì che si scarti una carta che è stata usata per costruire una meraviglia. Non si perde gli effetti, ma la meraviglia può essere rigiocata. Quindi chiaramente averne anche gli effetti. Iside fa sì che si possa scegliere una carta dagli scarti e possa essere utilizzata per costruire una meraviglia gratuitamente. Mitologia fenicia. Con Baal si può rubare una carta marrone o grigia dalla città dell'avversario per apporla nella propria città. Tanit apporta 12 monete alla propria riserva di monete. Astarte fa sì che vengano collocate 7 monete su questa carta che non faranno parte però della città. Di conseguenza non possono essere rimosse dagli avversari e possono valere, se ancora presenti all'interno della carta a fine partita, 1 punto per ogni moneta. In più possono essere spesi comunque dal giocatore che ha la divinità Astarte. Il portale. Il portale innanzitutto ha un costo raddoppiato per ogni giocatore, quindi a seconda di dove è posizionato vale per 2. Permette di rivelare la prima carta di ogni mazzo divinità. Dopo averne scelta una, si può giocare automaticamente e gratuitamente. Questo dunque è Duel Pantheon. Aggiunge un pizzico di mistero e divinità al gioco e un pizzico di astuzia in più, chiaramente. Vi lascio il gameplay da vedere. Buona visione e al prossimo video.